ho detto almeno 3 rappresentanti della parte istituzionale di Omegna, perché sapevo che avrei dimenticato qualcuno, non vedevo. Infatti c'è anche Gianni De Santi, che oltre a essere il presidente attuale del Consiglio Comunale è stato il primo direttore del forum, per cui è qua penso proprio con 2 importanti vesti. Grazie anche per la tua presenza. Chiaramente il tutto parte, tutta la nostra manifestazione parte dalla mostra che è Caffè 33, abbiamo voluto proprio partire da qua. Caffè 33 è una mostra che è stata curata da 2 professionisti giovani, che sono Davide Cristina e Pietro Pasini, che ci terrei ad avere qua con me. In realtà, oltre ad essere professionisti e curatori, è anche gente che si fa un mazzo tanto, per cui adesso sta correndo per portare seggiolini piuttosto che caffè, per cui magari Davide lo vedo, Pietro arriverà, se avete voglia di venire qua con me. Loro sono proprio il cervello che ha curato soprattutto i rapporti col territorio, perché dentro questa mostra ci sono teste, capacità, competenze, persone, operai, imprenditori che si sono messi a disposizione per far risaltare tutta quella che è la competenza di un territorio intero. Loro sono le persone che sono andati a scovarli e a parlarci, a tenere questi rapporti, che penso sia il lavoro più bello ma anche più faticoso, perché è quotidiano, è veramente una goccia dopo goccia. Ed è stato bellissimo così, sono veramente bravissimi e sono parte di uno staff di cui fa parte anche Laura, che è un'altra persona che corre tantissimo, vedo là in fondo. Pietro e Davide, se avete voglia di venire potete anche aiutarmi nella parte proprio di mediazione. No, vieni, vieni, di moderazione. Partirei dall'inizio, che ha una data, che è il 1933. Matteo, dici tu se hai voglia di iniziare dal docuradio, poi raccontare cosa c'è dietro a tutto questo docuradio, tutto questo lavoro, o vuoi partire con una presentazione? Posso non usare il microfono? Non è tanto per la presentazione interna, ma è per la telecamera. Allora, come ha detto il direttore, io di mestiere racconto storie, alcune le invento di sana pianta, altre le vado a cercare. Per questo lavoro per la Radio Svizzera Italiana mi ero posto alcuni paletti, che naturalmente ho subito abbattuto, perché mi sono reso conto che la storia che stiamo per ascoltare, cioè l'invenzione della moca, non era stata ancora raccontata, o quantomeno si tramandava oralmente da persona a persona, da famiglia a famiglia. E questo documentario radiofonico è la prima volta che questa storia viene comunicata al pubblico in maniera massiccia. E mi è piaciuto utilizzare lo strumento della radio, proprio perché prima questa storia veniva trasmessa attraverso le parole, appunto oralmente. Quindi me la sono trovata in casa e non ho fatto altro che vestire i panni del mediatore tra una storia conosciuta e un pubblico che non conosceva la storia che stavo per raccontare. Questo docuradio, in termini tecnici, dura appunto 22 minuti. Non racconterò nello specifico cosa tratta, perché lo ascolteremo fra pochi minuti. La cosa che ho voluto inserire all'interno di questo docuradio è la mescolanza, la miscellanea tra la realtà e la ricostruzione della realtà, cioè la fiction. Infatti ci sono alcuni apparati musicali che richiamano chiaramente il periodo in cui è stata inventata la moca, e altre situazioni appunto di pura fiction, quando grazie a attori bravissimi ma non professionisti abbiamo ricostruito insieme la scena in cui mio nonno incontra mia nonna e le presenta la prima caffettiera del 33. Quindi 22 minuti in cui si alternano realtà e finzione e narrazione. E l'elemento fondamentale, appunto, essendo costruito questo lavoro per la radio, è l'emissione sonora, che secondo me, ancor più della televisione, ancor più di altri mezzi moderni come internet, eccetera, eccetera, ha un impatto sul usare il termine massa non mi piace tanto, ma sulla,
sull'immaginario collettivo molto, molto più forte, perché è un po' come l'acqua, cioè l'acqua non la fermi, quando decide di esondare o inondare non riesce a fermarla. La stessa cosa le onde sonore. In più l'assenza dell'immagine permette all'ascoltatore, che sia seduto su una poltrona, su una sedia, in macchina, in poltrona, insomma ovunque, di costruire l'immagine come più gli piace, e secondo me questo è uno degli aspetti più importanti del mezzo radiofonico. E per concludere, ripeto, non accennerò nulla riguardo l'invenzione, perché poi tra l'altro qualcuno di voi la conoscerà già questa storia, ma per chi non la conoscesse è meglio che l'ascolti fra pochi minuti.